Per quanto riguarda teorie, illazioni e comunque previsioni varie, c'è chi già lo fa di lavoro e chi lo fa eccelsamente. Quello che voglio fare io invece è interpretare un pochino più terra terra i fatti, senza andare a pensare o a indovinare, ed andare ad analizzare cosa ha fatto The Pokémon Company con questo nuovo video, con questa nuova comunicazione, in maniera molto semplice. Quando un'azienda vuole comunicare qualcosa a un grande gruppo di persone, lo fa in maniera semplice, perché devi avere un messaggio, uno solo, che sia semplice, che sia comprensibile da chiunque e che sia veicolabile in maniera facile. Quindi, cosa ha fatto The Pokémon Company di così pazzesco, di così nuovo, di così rivoluzionario? È semplice. Abbiamo sempre avuto colori e pietre preziose. Colori e colori. Rosso, giallo, oro, rubino, bianco, nero. A parte XY e Sun e Moon, abbiamo sempre avuto o dei colori o delle gemme. Dopo i cromosomi, dopo il sole e la luna, abbiamo spada e scudo. Tra tutte le cose del mondo, andiamo a intaccare spada e scudo. Anziché un'idea, anziché un concetto, adesso abbiamo due oggetti pratici, semplici, comprensibili. I vecchi gamer saranno sicuramente appassionati da questo nuovo titolo che prende tutte le meccaniche vecchie che abbiamo sempre amato e le riporta con un motore grafico nuovo. I nuovi gamer invece saranno attratti dal nome, da una spada e da uno scudo. I bambini amano questo genere di cose, amano le armi anche in maniera semplice, amano combattere il combattimento perché lo vedono nei cartoni animati e quindi è un chiaro segnale del marketing che anche una parte del target siano loro, non solo gli old gamer, quelli affezionati, ma anche i nuovi. E quindi ci sono due facce del nuovo gioco. Perché non solo tutta la regione di Galar è costellata ovunque di campetti per il combattimento. Ovunque. E nel titolo di ogni gioco, nella maglia della tua divisa quando entri nello stadio, è quella specie di simbolo della battaglia, ok? Quindi abbiamo una regione che per prima cosa ha la lotta. Perché? Perché da titolo abbiamo una spada e uno scudo. È un messaggio semplice, diretto, facilissimo per capire che in questo nuovo Pokémon ci si dà le botte, che è tutto sul battle system, è tutto sul PvP. Sapete, non voglio sentirmi dire di nuovo, Gala, Pokémon, il PvP è solo il 2% e il resto sono comunque casual gamer. Perché il mondo cambia, perché l'RPG sta morendo, è in declino da 10 anni a questa parte e c'è un unico settore del gaming che sta crescendo, il PvP online. Fortnite Apex hanno devastato il mercato e hanno cambiato il mondo e adesso i ragazzini e anche i più adulti vogliono confrontarsi con gli altri. Una volta, quando c'erano i videogiochi che abbiamo imparato ad amare e con cui siamo cresciuti, non c'era internet, non era così facile. E invece, se fossimo stati piccoli, in questa epoca, avremmo sicuramente bisogno di PvP e meno RPG. Quindi Pokémon si sta semplicemente abituando al mercato, come facendo capire, sin dal titolo, sin dalle uniche due parole usate nel titolo, spada e scudo, che è combattimento. E sarà facile quindi portare nuova gente nel nuovo Pokémon, nel nuovo obiettivo di Pokémon, ovvero farli combattere. Perché nel nome c'è una spada e uno scudo. Se non lo capisci così, proprio sei scemo. C'è una spada e uno scudo, si combatte, PvP, si combatte. Non ci voglio credere. Forse Pokémon sarà il gioco più devastante del 2020, del 2019. Forse avremo un circuito famosissimo con migliaia e migliaia di dollari in campo. Avremo un circuito online, quindi non solo fisico, per andare a giocare o qualificarsi. Si spera che TPCI prenda il controllo del competitivo, che inizia a investirci, visto che hanno un sacco di soldi da ogni parte, da ogni dove. Quindi, perché Spada e Scudo cambierà tutto? Perché sin dal principio Spada e Scudo è una comunicazione che stiamo andando a lottare, che stiamo andando a combattere, che stiamo andando a essere dei cavalieri che sfidano altri cavalieri. Scegli, preferisci attaccare o difendere? Perché vedi, Pokémon è bello perché questo ha sempre due titoli. E la domanda non è te lo prendi o non te lo prendi. La domanda è quale
Quale dei due ti prendi?